Eccoci qua con il commissioner Tommaso Paoletti, in una location speciale, e non diciamo altro. E a Tommaso chiediamo come sta procedendo l'organizzazione dello Star Game. Allora, Fabio, l'organizzazione dello Star Game, noi abbiamo iniziato agosto e adesso siamo a fine marzo e sta procedendo nel migliore dei modi. Tutti i giorni lavoriamo più e più ore per rendere l'evento sempre migliore, sempre più accattivante, per far sì che se l'anno scorso abbiamo finito lo Star Game emozionati, quest'anno sicuramente inizieremo già emozionati e finiremo in un tributio totale. Tante le novità quest'anno, 4 giorni, una tribuna, un torneo 3 contro 3 potenziato sia nell'importanza che nel numero di squadre. Cosa ci racconti di più in vista dell'evento di luglio? Sì, l'evento soprattutto quest'anno andrà sul weekend lungo, dal giovedì alla domenica, quindi questo ci permetterà di avere sicuramente un maggior numero di presenze, presenze anche da fuori regione. E il torneo 3 contro 3 sarà potenziato, nei prossimi giorni vi daremo delle novità molto importanti su degli accordi che abbiamo fatto, mentre il format dello Star Game delle 3 partite fra i colori della città rimarrà pressoché invariato, anche perché ha avuto un successo incredibile e anzi i giocatori mi stanno già chiedendo quando inizia gli allenamenti. Io sto giustamente dicendo prima finiamo tutti i campionati e poi iniziamo. Perfetto, quindi rimanete sintonizzati su Basket Blog, sui canali social sia dello Star Game che del blog per tutte le prossime notizie, mentre adesso ti faccio una domanda un po' più così divertente. La risposta del commissioner alla polemica lanciata da coach Zanardo, ex coach De Verri dimissionario, vi ha accusato di pressioni indebite. Zanardo, dopo la brutta figura fatta lo scorso anno, visto che era lo strafavorito, ha perso giocatori venduti a un altro quartiere, un altro valore, ha perso la partita, ha rassegnato le dimissioni la sera stessa, poi le ha ratificate con calma dopo l'estate, ma comunque va bene, Riccardo è nel nostro staff, è nostro amico e sarà 24 ore su 24, 4 giorni su 4 con il microfono in mano e ci farà ridere sicuramente, sarà una parte integrante importantissimo Star Game. Lui insieme a Antonio Calamai stanno già collaborando con me e con Tommaso Romoli per organizzare delle cose incredibili, e da Riccardo Zanardo ci possiamo aspettare anche fuochi d'artificio.